cerca di arricchirsi o di trarre vantaggio da questa situazione tradisca il paese, tradisca la sua città, l'Aquila. Questa indagine la Procura dell'Aquila non a caso ha voluto chiamarla betrayal, tradimento. Ancora una volta l'ombra della corruzione sulle macerie dell'Aquila. Lo dimostrerebbero queste immagini, gli indagati seguiti passo dopo passo da finanzieri e poliziotti fino allo scambio di una busta. Dentro ci sono 10.000 euro, piccola parte di una presunta tangente ben più alta, 190.000 euro per un appalto da 19 milioni, l'1% per la ricostruzione della chiesa di Santa Maria Paganica. 17 indagati, 5 arrestati oggi, tra loro funzionari pubblici, impiegati, imprenditori, ma anche chi aveva la responsabilità di rimetterla in piedi questa città. Luciano Marchetti, ex vice commissario ai beni culturali per la ricostruzione, in seguito commissario, e la funzionaria del Ministero dei Beni Culturali, Alessandra Mancinelli. L'imprenditore in qualche modo, dalle intercettazioni, fa emergere il concetto di dover pagare per lavorare all'Aquila. Al centro dell'indagine il recupero di beni culturali e chiese tra le più famose dell'Aquila, come quella delle Anime Sante o di Santa Maria Paganica. Marchetti, secondo i pubblici ministeri, si sarebbe firmato da solo degli incarichi da progettista mentre era ancora in carica come vice commissario.